Ragazze, allora finalmente sono riuscita a ritagliarmi un po' di tempo e girarvi qualche video. Inizio con il video haul dei prodotti che vi ho mostrato la settimana scorsa, sia su Facebook che Instagram. Giorni fa ho ricevuto un pacco dalla mia amica Mara e mi ha mandato sia la collezione di Essence, le collezioni limitate di Essence, la Tribal Summer, e sia la Me & My Ice Cream. Io sono rimasta contentissima, ti mando un bacio, Mara, e grazie ancora. Inizio col mostrarvi il prodotto che ha suscitato più interesse, leggendo anche i vostri commenti, ovvero le perle illuminanti di Essence della collezione Me & My Ice Cream. Voglio sottolineare il packaging, che è carinissimo, è davvero molto molto carino. Mi piace molto la stampa qui sul tappo, che è rosa, molto molto carino. Si apre svitando, insomma, così come le perle di Avon, per intenderci. Tra l'altro hanno lo stesso odore delle perle abbronzanti di Avon, che adoro. Hanno la spugnettina per comprimere, insomma, le perle. Questo è il prodotto. Come potete vedere, sono tutte perle di colori diversi, sono perle illuminanti. C'è da dire che sono modulari, cioè per avere un effetto, insomma, per far notare, insomma, questo illuminante, queste perle qui, bisogna insistere, fare almeno tre passate, perché è davvero un illuminante molto discreto. Non dico che non scrive proprio, però si nota leggermente. Quindi, a seconda delle occasioni, è un prodotto da modulare. Cioè, non lo so, se volete un effetto un po' più naturale, ci basta solo una passata, però se volete un effetto bello, che si nota soprattutto per la sera, vi consiglio tre passate, perché è davvero molto molto discreto come illuminante, però è molto carino. Questo, insomma, sono le perle illuminanti di Essence. Ed è il prodotto, insomma, che ha suscitato più interesse da parte vostra, anche perché molte di voi non sono riuscite a trovarle negli stand. Poi, sempre della stessa linea, mi ha mandato il blush, che sto adorando alla follia, ed è sempre della linea Me & My Ice Cream, ed è un blush, lo chiama Cream Blush. Al tatto sembra in polvere, ma quando, insomma, lo andate ad applicare, è cremoso, ha un colore fantastico, come potete vedere, e c'è anche tipo una conca, perché l'ho utilizzato sempre da quando l'ho ricevuto. È davvero molto molto bello. Vi faccio uno swatch, perché oltre che a essere bello, è anche bello bello scrivente. Tra l'altro, ho pensato di utilizzare la combo di questo blush qui con quello della collezione sempre limitata di Essence, il Floral Grunge, perché hanno più o meno la stessa colorazione, solo che il floral è in polvere, questo qui è in crema. Quindi utilizzerei questo qui come base, e quello lì lo tampono per far durare di più il prodotto, anche se questi qui in crema di Essence sono ottimi come blush e durano a lungo. Questo è il prodotto, insomma, sfumato, è molto molto carino, ha tipo questo effetto pescato sulle guance, che con l'abbronzatura sta da Dio davvero. E sempre della linea Me & My Ice Cream mi ha mandato due ombrettini, questi qui con i toni del verde e questi qui con il lilla. Purtroppo ci sono gli adesivini giusto sul nome, non vi so dire come si chiamano. Comunque sono molto carini. Questo qui ha dei riflessi, dei microglitter verdini, lilla, dorati, mentre quest'altro con lilla ha tipo dei riflessi con il rosa, tutti i microglitter rosa e lilla. Sono davvero molto carini. Tra l'altro, ho pensato di utilizzarli anche come
anche come illuminanti, perché secondo me sono davvero belli come illuminanti. Sono ombretti cotti che si possono utilizzare sia da asciutti che da bagnati, però secondo me come illuminanti fanno una bella figura. Mi dispiace che dalla webcam non rende, vi sembra un bianco, ma in realtà è un rosa ricco di microperlescenze rosate, viola, molto molto bello, e secondo me come illuminante sta proprio bene. Devo ancora provare perché questo è il prodotto, come potete vedere sono super scriventi. E l'altro, purtroppo, pure se vi faccio lo swatch non si vede. Comunque, l'altro ha tutti i micro glitter col verdino, il verdino oro. Sono molto particolari come ombretti e secondo me come illuminanti sono carini. Vi farò sapere come mi trovo come illuminanti, perché per adesso li ho utilizzati solo come ombretti per illuminare vicino qui per illuminare il condotto lacrimale e basta. Poi, per quanto riguarda le collezioni limitate di Essence, mi ha mandato anche svariati prodotti della Tribal Summer. Allora, inizio con la terra, questa qui è la terra con il bronzer di questa collezione di Essence, che tra l'altro vi voglio far notare la stampa sulla cialda, che è carinissima, molto tribale, ed è una terra molto aranciata, devo dire la verità, però ha un bel colore, sulla bronzatura sta divinamente. Ieri, cioè, la sto utilizzando sempre, devo dire la verità, ovviamente non come per fare il contouring, ma proprio come bronzer, ed è bellissima. Poi ha tutti dei micro glitter all'interno dorati, dovuti a queste strisce più chiare che trovate all'interno. È davvero bella, ha una scadenza di 24 mesi ed è 11 grammi di prodotti. Davvero molto molto carina, mi piace anche la stampa e il packaging, molto carino. Poi, sempre della Tribal, mi ha mandato il blush, questo qui in tubetto, ed è un blush liquido. Vi faccio uno swatch se riesco, e non ne prelevo un quintale. Questo qui devo ancora ben capire come utilizzarlo, perché come potete vedere il colore così, insomma, sembra bello pieno. Però quando lo andiamo a sfumare si nota a malapena. Questo è il colore. Secondo me è un blush da applicare, insomma, come base e sopra tamponare qualche blush, insomma, che riprende lo stesso colore, perché se volete metterlo, insomma, a solo si nota pochissimo. E questo, insomma, è il blush che faceva parte della collezione limitata di Essence, la Tribal Summer. Poi mi ha mandato sempre della stessa collezione due pigmenti molto molto carini. Questo qui che è lo 03 in Tinca, che è un oro champagne, un color champagne molto molto carino, bello illuminante, l'ho provato già. E ho provato anche questo qui, che è lo 04 Cooper Earth, che è un arancione ricco di glitter dorati, molto molto carino. Tra l'altro mi piace anche il packaging, che è fatto tipo con questo tappino sopra per proteggere, insomma, il prodotto, per non far fuoriuscire il prodotto, è molto carino. Sono fatti, insomma, bene, e mi ha mandato due pigmenti della Tribal Summer, e poi mi ha mandato i due rossetti che sono favolosi, durano una vita davvero. Mi ha mandato lo 02 Waka Waka, che è quello lì fucsia, che è un bellissimo fucsia, qui sembra rosso, ma è un bellissimo fucsia, bello acceso. Questo è lo swatch e vi dura tantissimo sulle labbra. Io ci ho mangiato, ci ho bevuto, vi dura tantissimo. Comunque le labbra restano belle pigmentate. E poi mi ha mandato l'altro rossettino, il Na Rock, lo 01, che è un rosso che va tipo sul bordeaux, molto particolare come colore. Ed è questo rosso qua.
come potete vedere sono super scriventi, belli morbidi, mi piacciono e sono dei rossetti long lasting, come dice sulla confezione, tra l'altro duro il packaging di questi rossetti, non lo so, non hanno niente di particolare per carità, però mi piace la scritta, sono troppo carini e mi ha mandato insomma questi due prodottini. E per quanto riguarda le collezioni limitate di Essence, insomma uscite in Italia, sono queste. Poi mi ha mandato un blush che fa parte di una collezione di Catrice, vi dico subito, la Geometrix, che qui non è uscita. Lei l'ha acquistata, non so, tramite Facebook da una ragazza e è uscita soltanto tipo in Germania, all'estero comunque. Comunque, e sono ed è un blush fatto tipo con i fogliettini, vedete? L'ho utilizzato ed è molto molto carino. Ovviamente non vi posso fare lo swatch perché questo praticamente va strappato, è passato insomma sulle guance, però è davvero molto carino l'effetto, molto luminoso, è davvero molto luminoso. Questa tipologia di blush, se non sbaglio, l'ha fatta anche Elf con i tipo non so come chiamarli, non sono né carta, tipo questi fazzolettini che voi vi andate a passare insomma sulle guance e vi rilasciano il prodotto. È molto simpatico come cosa, non ne avevo mai provato un blush, poi io sono una malata di blush, insomma, e quando le ho viste sono rimasta tipo così, perché non le avevo mai visti prima, avevo visto quelli di Elfo, però non li avevo mai provati. E mi ha mandato questa qui questo blush di Catrice della collezione limitata Geometrix, che però vi ripeto, in Italia non è uscita e ne uscirà. Poi, sempre di Catrice, mi ha mandato altri quattro prodotti. E ve li mostro subito. Mi ha mandato un dupe dell'Illusion d'Ombre, se non sbaglio, degli ombretti Illusion d'Ombre di Chanel. Non mi ricordo di preciso quale. Comunque, il l'ombretto Catrice, il Made to Stay, è Long Lasting Shadow e lo 070, che dovrebbe essere il dupe di quello lì di Chanel, penso quello lì prugna, perché questo qui è prugna pieno zeppo di microglitter. Se riesco con l'unghia a prelevarne un po', vi faccio vedere. Non so più dove farmi gli swatch. Comunque è fantastico. Lo devo ancora provare, però è fantastico. Questi riflessi che vedete sono tutti microglitter colorati, è davvero bellissimo, molto molto bello e luminoso, nonostante il colore scuro di base, insomma, ma è davvero fantastico da utilizzare sia come base che come ombretto singolo, insomma, davvero bellissimo. Poi, sempre per quanto riguarda gli ombretti, mi ha mandato un Intensive Eye Wet and Dry Shadow nel colore 040 Have You Seen Alice, che è un verdone, tipo un verde bosco scuro, molto molto bello. E devo dire che gli ombretti Gotti di Catrice scrivono tantissimo, guardate, proprio bello, e non l'ho bagnato, quindi ottimo. Questo è il colore, è un verde bosco scuro, molto particolare. Ovviamente da bagnato ha tutt'altro effetto. E poi, sempre di Catrice, mi ha mandato il blush della linea Deepening Blush, lo 010 Toffee Fairy, che è un color nude, però io adoro questi colori, soprattutto in inverno, perché risaltano insomma sulla cornagione chiara. Questo è lo swatch che non so più dove farlo, comunque eccolo qua, come potete vedere è molto molto scrivente e secondo me sfumato rende meglio. Ovviamente la zona dove l'ho fatto non è granché, però
È molto molto bello come blush e mi piace anche la polvere, bella morbida, belli. È il mio primo blush in questa confezione qua di Catrice, non li avevo mai provati anche perché da me Catrice non c'è. Poi un altro kit che mi ha mandato fantastico di Catrice è lo Smokey Eye Set. Praticamente all'interno troviamo tre ombretti e un eyeliner in gel. Questo qui già l'ho provato, porta il suo pennellino e sono tre ombretti. E sarebbe questo più chiaro, l'intermedio e lo scuro, che è un nero pieno di micro glitter, e questo qui è l'eyeliner, che devo dire ha un bel nero, non è super super intenso, però ha un bel nero. E questo qui, vi dico subito, è lo 050 Smokey Set Love, Peace e Harmony. È molto molto bello, non l'avevo mai visto neanche sul web, tipo su qualche blog, su YouTube. È molto molto carino. Non so se è una novità che ha fatto Catrice, non lo so, ditemelo voi, perché io qua Catrice non ce l'ho proprio, quindi, ma è davvero fantastico. Poi mi ha mandato questa lima per unghie stupenda, zebrata. Zebra, no, tigrata, scusate, vabbè, più o meno la cosa è quella, è tutta tigrata. Infatti mi dispiace per utilizzarla perché è troppo carina la fantasia, molto molto bella. Comunque, non so se la utilizzerò perché mi piace troppo, non voglio rovinarla, è bellissima. E poi per finire mi ha mandato questa palettina che sono rimasta tipo sbigottita quando ho sbocciato, insomma, i vari ombretti, che è una palettina della Femme, che è tipo una marca inglese, e sono dei glitter e shadow, ovvero degli ombretti con i glitter. I colori sono stupendi, come potete vedere, sono molto molto accesi, belli belli belli, pieni zeppi di micro glitter. E vi voglio fare tipo lo swatch dell'arancione per far vedere quanto sono. Questo già l'ho usato, questo dito. Mannaggia. Questo è l'arancione. Non so dove farlo. Comunque, questa è la scrivenza. E posso continuare ancora, come potete vedere. Sono scriventissimi, fantastici. Hanno dei colori belli accesi, ma ci sono anche due tonalità nude, molto molto belli, hanno un ottimo odore, buonissimi. Me li mangerei, hanno un odore fantastico. Due tonalità nude, questi due qui, e poi sono tutte colorazioni che vanno sull'aranciato, il fucsia, molto molto carina, molto estiva, secondo me, come palette. Ci devo fare qualche bel trucco, per ora ho provato soltanto questo qui, sì, chiaro, ma è molto molto bello. E niente, raga, se per chi è interessato, insomma, all'acquisto di questa palettina, è la 02, ma non so, non so il nome di questa palette, comunque Glitter e Shadow, penso, della Femme. Lei mi ha detto me l'ha presa su eBay, e non è testata sui animali, è una scadenza di 24 mesi. Sotto c'è il simbolino col coniglietto, che praticamente non è testata sugli animali, cosa che non avevo notato. Comunque ottima, devo dire la verità, ottima cosa. E niente ragazze, questo è quanto. Io ringrazio Mara, vi mando un forte bacio. Se siete interessate a qualche swatch, ovviamente fatto in maniera cristiana, non come me le sono fatto io da tutte le parti, di qualche prodotto me lo dite, così semmai quando giro un altro video io vi swatcho i prodotti che vi interessano. E niente ragazze, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!